Amici sportivi del CSI, la più cordiale buonasera vi giunge dalla palestra Molinari di Teramo, prima gara ufficiale del 2018 nella disciplina del calcio a 5. Si comincia subito con il botto, si assegna la Supercoppa di disciplina. In campo ci sono le formazioni dell'Atletico Poggio Morello e dello Sport Mania. Andiamo velocemente a leggere le formazioni dell'incontro. L'Atletico Poggio Morello si schiera con il numero 12 Felicioni, 13 Ciabarra, 22 Di Gennaro, 26 Alessandro Di Michele, 20 Giorgio Di Michele, 14 Di Lario, 17 Di Pietro, 21 Fioretti, 11 Gatti, 8 Pancottini. L'allenatore è il signor Mauro Iampieri. Da quest'altra parte risponde invece la Sportmania con il numero 99 Poliziani, 6 Canulli, 5 Casaccia, 4 D'Agostino, 11 Da Mario, 8 Di Donato, 10 Matteo Scorranese, 3 Visciotti. L'allenatore è il signor Genino Collelluori. Arbitro della gara è il signor Orazio Petricola di Teramo. Dicevamo, si assegna la Supercoppa di disciplina. In campo si affrontano l'Atletico Poggio Morello e lo Sport Mania. Queste due squadre hanno una storia abbastanza particolare e una sfida infinita quella tra le due formazioni. L'Atletico Poggio Morello infatti partecipa a questa Supercoppa come campione provinciale uscente, abbattuto nella scorsa finale che si è giocata a maggio proprio lo Sport Mania, che dal canto suo è vice campione provinciale, vice campione regionale. Sport Mania infatti che ha perso il titolo regionale in finale contro lo Sport e Accoglienza Società di Chieti con il punteggio finale di 2-1, gara che ha avuto il suo inizio. Gestisce il pallone lo Sport Mania, che gioca in casacca bianca, attacca da sinistra verso destra rispetto al vostro punto di osservazione. Risponde invece l'Atletico Poggio Morello in casacca giallo-blu a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu. Gestisce il pallone adesso lo Sport Mania, attenzione che va subito al tiro con il numero 10 Matteo Scorranese, respinto in corner, la sua conclusione da Felicioni, angolo già battuto, Scorranese va al cross deviato, ancora un corner per lo Sport Mania che resta così in attacco, un minuto di gioco, è già andato via Scorranese al limite dell'area, appoggia per il numero 3 Visciotti che va immediatamente al tiro, la sua conclusione rimpallata termina in out. Dicevamo, Atletico Poggio Morello, squadra campione uscente, ha vinto l'ultima finale provinciale battendo proprio lo Sport Mania al termine di una gara davvero molto combattuta, 3-3 il punteggio nei tempi regolamentari. La coppa è stata poi decisa, assegnata ai rigori, dove ha vinto appunto la squadra dell'Atletico Poggio Morello per 6-5. Atletico Poggio Morello che adesso va alla conclusione con il numero 21 Fioretti, il suo tiro deviato in corner, angolo quindi per i giallo-blu, il tiro raso terra rimpallato proprio all'altezza della linea di porta da un difensore dello Sport Mania che adesso riparte. D'Agostino gestisce il pallone, Visciotti allarga per Matteo Scorranese, osserva il piazzamento dei compagni, dialogano i giocatori in casacca bianca, Canulli per Visciotti che va al tiro in scivolata, viene chiuso il suo tentativo da Felicioni, resta comunque in attacco lo Sport Mania. Visciotti sull'out di destra all'indietro, ragionano i giocatori ospiti dello Sport Mania, attenzione va via sull'out di sinistra il numero 4 D'Agostino, il suo tiro rimpallato in fallo laterale. Gara che viene giocato anche di fronte a un pubblico abbastanza numeroso, entrambe le fazioni sono presenti sul lato opposto rispetto al quale vi stiamo commentando. Angolo per l'Atletico Poggio Morello, il cross al centro, attenzione la girata proprio sotto porta di Fioretti che non inquadra lo specchio, pallone che termina sul fondo di poco, pericolo comunque per il portiere Poliziani che ha già fatto ripartire la manovra dello Sport Mania. Sport Mania che in campionato occupa il quarto posto, finora ha conquistato 3 punti, una vittoria e una sconfitta, questo è il bilancio fatto registrare dalla formazione giallo-blu. Nella gara prima intanto attenzione alla traversa da lontano del numero 13 Ciabarra, Poliziani era rimasto a guardare sulla grande conclusione violenta di Poliziani che è andato a incrociare
la parte trasversale del legno. Dicevamo, Sportmania, 3 punti nelle 2 gare fino a questo momento giocate. Per quanto riguarda invece l'Atletico Poggiomorello, si trova a punteggio pieno al comando con 2 vittorie in altrettante gare giocate, 9 gol fatti, 6 gol subiti. Per quanto riguarda invece lo Sportmania, 17 gol fatti, 7 gol subiti. Sportmania che è anche il miglior attacco del girone, attacca adesso l'Atletico Poggiomorello, c'è la conclusione di Pancottini che termina di poco sull'esterno della rete. Sportmania che ricordiamo è anche campione nazionale 2015-2016, attacca adesso proprio la formazione dello Sportmania, non controlla però Canulli, il pallone scivola in fallo laterale. Canulli che è anche il capitano della formazione in maglia bianca. Questa è una vera e propria sfida infinita, ricordiamo le due squadre si sono affrontate nella scorsa edizione, nella finale provinciale, si sono già affrontate anche in campionato. Ha prevalso per 6-4 la formazione dell'Atletico Poggiomorello. Atletico Poggiomorello che adesso ha rischiato su questa incursione del numero 10 Matteo Scorranese. La sua conclusione è stata rimpallata sul fondo. Attacca la Sportmania, il cross basso di Scorranese allontanato, riparte in contropiede Fioretti che fa tutto da solo, va la conclusione, Poliziani pare in 2 tempi. Conclusione forte ma abbastanza centrale, nessun problema per Poliziani. Manovra adesso lo Sportmania. D'Agostino, lungo linea per Canulli, in mezzo a 2, controlla bene il pallone, il suo tocco in profondità per Matteo Scorranese, la palla non arriva a destinazione. Riparte da quest'altra parte l'Atletico Poggiomorello, si gioca davvero senza un attimo di respiro. Gara fino a questo momento molto apprezzabile sotto il piano tecnico in questo primo incontro del 2018. È il primo incontro ufficiale praticamente in tutte le discipline. Un avvio con il botto dal punto di vista sportivo per questa annata del solare del CSI. Una annata che ricordiamo presenterà davvero tanti appuntamenti. I primi ci saranno proprio nel giorno dell'Epifania con la Befana che arriverà qui alla palestra Molinari per i bimbi speciali di Special Olympics, per tutti i bimbi portatori di disabilità. Avranno l'opportunità di ricevere i doni della Befana e di giocare con il villaggio di Muvon che verrà allestito per l'occasione. Intanto attenzione, recupera palla lo Sportmania che va al tiro al gol con il capitano Canulli. Si sblocca quindi il punteggio quando sta per scoccare il 10° di gioco. Conduce lo Sportmania 1-0, gol di Canulli. Si sblocca quindi il punteggio su un errore in fase di impostazione da parte del portiere Felicioni dell'Atletico Poggiomorello. Il pallone è arrivato dalle parti di Canulli che ha fatto tutto bene, ha controllato, ha dribblato l'estremo difensore avversario e con un preciso tocco ha infilato l'angolino, il pallone all'angolino basso di sinistra. Sportmania che adesso forte del vantaggio gestisce nuovamente la palla con il numero 11 da Mario, il tocco per D'Agostino che non controlla, c'è la chiusura però dalla difesa dell'Atletico Poggiomorello che dopo deve allontanare il pallone sul pressing dello Sportmania. Sportmania che sta giocando su ritmi davvero vertiginosi. Visciotti controlla sulla 3/4, in mezzo a 2, si porta il pallone sul destro poi sul sinistro, rientra, appoggia l'indietro per il compagno, il pallone di ritorno proprio per Visciotti, il suo tiro in diagonale raso terra, pallone che viene accompagnato fuori con lo sguardo da parte del portiere Felicioni. 1-0 conduce lo Sportmania, il gol qualche istante prima del 10° minuto da parte di Capitan Canulli. Ricordiamo il regolamento, si gioca in gara secca, 2 tempi regolamentari da 25 minuti, in caso di parità al 50° si andrà direttamente
a battere i tiri di rigore, i 5 tiri di rigore. Angolo intanto per l'Atletico Poggio Morello, che ricordiamo è sotto 1-0. Il tocco al centro, riesce a deviare ma non a inquadrare lo specchio di porta Alessandro Di Michele. Guadagna poi una rimessa laterale Fioretti sugli sviluppi dell'azione. Va proprio Fioretti alla rimessa, appoggia per il numero 3 Ciabarra, il tocco al centro per Pancottini che non controlla, guadagna in qualche modo comunque una rimessa laterale. Resta così in attacco l'Atletico Poggio Morello. Pancottini, Ciabarra, il suo cross al centro viene deviato. C'era stato forse un tocco di Ciabarra, l'arbitro comunque ha segnato la rimessa in favore dell'Atletico Poggio Morello, che resta così in attacco. Ciabarra per Alessandro Di Michele, che prova a far tutto da solo, va direttamente alla conclusione. Palla larga alla destra del palo difeso da Poliziani. Poliziani che ha già appoggiato per Damario, all'indietro verso Casaccia. Di Donato avanza, cambio di gioco, non ci arriva però Casaccia, pallone che è troppo lungo, si è perso direttamente sul fondo. 1-0, siamo al 12esimo. Intanto va la conclusione Pancottini, la sua sventola rimpallata, riparte da quest'altra parte lo Sportmania, il pallone però è troppo lungo, non controlla Casaccia, pallone che è terminato al lato. Dicevamo gli appuntamenti del CSI per quanto riguarda lo sport, questo è il primo appuntamento dell'anno, domani ci sarà la Befana degli sportivi nel giorno dell'Epifania. Per quanto riguarda invece il tema della formazione, un altro tema caldo di questi giorni, nei primi giorni del 2018 partirà il corso per dirigenti sportivi, una figura che acquisisce davvero molta importanza anche alla luce dei tanti cambiamenti legislativi imposti negli ultimi anni. Intanto conclusione di Diamario parata in due tempi da Felicioni. Atletico Poggio Morello che adesso attacca con Di Pietro, il lungolinea di Ciabarra intercettato e deviato in fallo laterale. Continua a rimanere in attacco l'Atletico Poggio Morello, che ricordiamo è sotto 1-0. Il gol di Capitan Canulli dello Sportmania poco prima del decimo. Angolo intanto per l'Atletico, che resta in attacco. Angolo battuto, il tocco però intercettato, riparte Pancottini, anzi si tratta di Di Donato. Il suo tiro si perde sul sostegno esterno della porta, pericolo comunque per Felicioni. Sportmania che in contropiede si rende davvero molto pericoloso. Proprio in contropiede è maturato il gol del momentaneo 1-0, siglato da Capitan Canulli in favore dello Sportmania. Giorgio Di Michele lotta su questo pallone vagante, si porta il pallone sul sinistro, va al tiro cross, la sua mira però non è precisa, palla che termina direttamente in fallo laterale. D'Agostino per lo Sportmania, il tocco verso Di Donato, difende bene il pallone, all'indietro per D'Agostino che mantiene il pallone in campo, così non è. Arriva il fischio dell'arbitro Orazio Petricola, angolo per l'Atletico Poggio Morello, gara che fino a questo momento è giocata davvero su ritmi molto buoni, non ci sono state grandissime occasioni da rete. Arriva in questo momento un pericolo creato da Giorgio Di Michele, c'è stata la deviazione forse da parte del portiere dello Sportmania, oppure la palla ha colpito il palo esterno. Fatto sta comunque che lo Sportmania in questo ultimo frangente ha rischiato. Sportmania che adesso perde il pallone, tocco impreciso di D'Agostino, riparte Ciabarra sull'out di sinistra, porta un po' a spasso il pallone, lo allarga sull'out opposto per Gatti, ancora Ciabarra, Gatti, il tocco di ritorno per il compagno un po' impreciso, Ciabarra deve impegnarsi per mantenere il possesso del pallone, il lancio lungo verso Giorgio Di Michele che subisce fallo, spalle alla porta, al limite dell'area, calcio di punizione per l'Atletico Poggio Morello. Se non andiamo errati è il primo fallo commesso dallo Sportmania. Ricordiamo, dal sesto fallo in poi si andrà al tiro libero
punizione per l'Atletico. Sul punto di battuta ci sono Di Pietro e Giorgio Di Michele. Il tiro di quest'ultimo rimpallato dal portiere, va alla conclusione ancora una volta Di Pietro, rimpallata, la palla poi arriva al numero 11 Gatti, è bravo però Poliziani a chiudere lo specchio di porta. Riparte da quest'altra parte lo Sportmania, la palla Vagas al limite, bravo Gatti a chiudere ma non a mantenere il pallone in campo. Rimessa già battuta da parte dello Sportmania, che torna così in possesso di palla. Il lancio di D'Agostino impreciso, esce Felicioni. Davvero si gioca senza un attimo di respiro. Attacca Ciabarra, il suo tiro di sinistro rimpallato. Di Pietro, ancora Ciabarra. Di Pietro, Giorgio Di Michele, il suo tocco chiuso in fallo laterale da Damario. Rimessa in gioco per l'Atletico Poggio Morello. Il lancio lungo di Di Michele impreciso, subisce fallo il numero 8 di Donato dello Sportmania. Punizione per l'Atletico Poggio Morello, primo fallo se non andiamo errati per l'Atletico Poggio Morello. Punizione già battuta, porta un po' a spasso il pallone da Mario, lo appoggia per D'Agostino, da questi a Di Donato. Il lancio lungo, c'è la chiusura di Gennaro, esce in presa alta Felicioni. 1-0 il punteggio, ricordiamo il gol dello Sportmania, porta la firma di Capitan Canulli. Abbiamo superato da poco il 15° di gioco. Lancio impreciso di Pietro, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Ha già rimesso il pallone Poliziani. Di Donato, il suo lancio rimpallato, rimessa per lo Sportmania, controlla Damario con la coscia, avanza, supera la metà campo, subisce fallo. L'irregolarità commessa dal numero 17 Di Pietro. Calcio di punizione quindi per lo Sportmania, secondo fallo commesso per l'Atletico Poggio Morello. Sul punto di battuta c'è il numero 5 Casaccia, vicino a lui un po' dissassato verso la sinistra c'è Di Donato con il numero 8. Vedremo quale sarà lo schema utilizzato dai giocatori dello Sportmania, che vanno alla conclusione con il numero 11 da Mario, che si è inserito da dietro. Il suo tiro rimpallato da Felicioni, è già ripartito l'Atletico Poggio Morello. Giorgio Di Michele, Di Pietro, Gatti, ancora Di Pietro, il lancio lungo, c'è attenzione, uno scontro tra Di Gennaro e il numero 4 D'Agostino, tutto regolare, si lotta su questo pallone vagante, non c'è fallo, si continua a giocare. Fase un po' spigolosa dell'incontro, non ci sono state comunque scorrettezze, gara che fino a questo momento è stata molto corretta. Arriva intanto il time out chiamato dalla panchina dell'Atletico Poggio Morello. 1-0 il punteggio in favore dello Sportmania, il gol realizzato da Canulli qualche istante prima del 10° minuto. Gara che fino a questo momento è stata davvero giocata su ritmi vertiginosi, le due squadre non si sono risparmiate. Sta conducendo l'incontro, diciamo così, la squadra che ha sbagliato meno. Infatti il gol del momentaneo vantaggio dello Sportmania è arrivato su un errore in fase di impostazione dell'estremo difensore dell'Atletico Poggio Morello Felicioni. La sfera è arrivata sulla tre quarti offensiva a Canulli, che ha controllato, si è portato il pallone sul destro e ha insaccato all'angolino basso di sinistra con un preciso diagonale. Parlano in panchina i giocatori dell'Atletico Poggio Morello con il responsabile tecnico Mauro Iampieri. Stanno cercando le giuste contromisure per rimettere il punteggio in parità. Tornano le squadre in campo per disputare gli ultimi minuti di questo primo tempo.
Atletico Poggiomorello che imposta con Di Pietro, Gatti, Di Pietro, Di Gennaro, ancora Di Pietro, manovrano sulla tre quarti difensiva i giocatori giallo-blu, stanno cercando un varco buono. C'è un errore adesso commesso dal numero 22 di Gennaro, c'è però la chiusura di Gatti che allontana il pericolo nella ripartenza. Fallo intanto a metà campo su Matteo Scorranese, che è rimasto contuso al polpaccio destro. Non dovrebbe essere nulla di grave per lui, c'è comunque un cartellino giallo ai danni del numero 17 dell'Atletico Poggiomorello, Di Pietro. Fallo netto. Terza infrazione commessa dai giocatori dell'Atletico. Calcio di punizione per lo Sport Mania. Di Donato. Il tocco di Canulli per la battuta di D'Agostino, è bravo però Felicioni. Da quest'altra parte il tocco in profondità di Di Pietro è troppo lungo, non arriva a destinazione. È già ripartita la squadra in maglia bianca, il lancio però impreciso, può contrattaccare Di Gennaro, il suo tocco impreciso, contropiede 3 contro 1, attenzione, il pallone per il numero 8 che va al cross di Donato per Matteo Scorranese, il suo tocco con la coscia è terminato sull'esterno della rete, davvero un grosso pericolo creato dallo Sport Mania. In contropiede ha sfiorato il gol del 2-0 la squadra in maglia bianca con il suo bomber Matteo Scorranese. Bisciotti adesso batte questa rimessa, allarga per D'Agostino. Scorranese cambia gioco sull'out opposto per Bisciotti, si porta il pallone sul sinistro, va il tiro e il gol. Gol di Bisciotti, pallone che è passato sotto le gambe di Felicioni che ha sfiorato la sfera ma non è riuscito a impedire che la stessa finisse sul fondo. Raddoppia quindi lo Sport Mania con Bisciotti. 2-0 il punteggio al gol iniziale di Canulli al decimo, ha raddoppiato al minuto numero 23 Bisciotti. Si mette male quindi per l'Atletico Poggiomorello, è entrato intanto in campo Di Ilario, viene chiuso da quest'altra parte il numero 20 Giorgio Di Michele. Scorranese prova il taglio per Bisciotti, c'è la chiusura di Di Ilario, la palla resta sulla tre quarti di Pietro. Gatti avanza il suo tiro di punta, prova a rubare il tempo al portiere che però è bravo a rinviare con il piede. Poliziani, fallo intanto per lo Sport Mania, dovrebbe essere il quarto fallo se non andiamo errati per la squadra giallo-blu dell'Atletico Poggiomorello. Atletico Poggiomorello che recupera palla, imposta questo nuovo tema offensivo, Di Pietro per il numero 21 Fioretti, il suo tiro, il gol, anzi si tratta del numero 20, il numero 20 Giorgio Di Michele che accorcia quindi il punteggio 2-1, gol di Giorgio Di Michele. Botta e risposta quindi in questo finale di primo tempo. Al gol del raddoppio di Bisciotti è arrivato il gol della momentanea bandiera realizzata da Giorgio Di Michele, 2-1. Fallo intanto per lo Sport Mania. Irregolarità commessa forse da Di Ilario che si chiarisce con l'avversario che è rimasto ferito alla mano sinistra, si tratta di Canulli. Quinto fallo per l'Atletico Poggiomorello, al prossimo ci sarà il tiro libero. Punizione per lo Sport Mania, Matteo Scorranese, il suo tiro rimpallato, Scorranese ancora allarga per Canulli che va al tiro, attenzione, c'è una deviazione di
Gatti che per poco non la combina grossa, sfiora l'autogol, pallone che è terminato di poco sul fondo, angolo già battuto, allontanato il pallone da Felicioni, imposta Poliziani da quest'altra parte, il lancio per D'Agostino che non controlla, Di Lario recupera per l'Atletico Poggio Morello, c'è un errore in fase di impostazione del numero 26 Alessandro Di Michele, è bravo però Di Lario a rimediare, a concludere, non inquadra lo specchio di porta, la palla termina direttamente sul fondo. Imposta questo nuovo tema offensivo l'Atletico Poggio Morello, il tiro rimpallato, attenzione c'è un errore in fase di impostazione, la conclusione del capitano Alessandro Di Michele. Pallone allontanato in out, rimessa per l'Atletico Poggio Morello, Di Lario. Visciotti interviene, chiama il pallone Poliziani, ha già allargato per Casaccia che non ci è arrivato però, pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Di Lario, errore, chiude Visciotti in fallo laterale, viene chiamato il time out. Viene chiamato il time out da parte dello Sportmania. Time out. Per lo Sportmania. Time out per lo Sportmania sul 2-1. Canulli e Visciotti, i gol dello Sportmania, Giorgio Di Michele per l'Atletico Poggio Morello. Non va in. Ma da lì. Squadre che tornano in campo. In panchina il tecnico dello Sportmania, Genino Coleruoli, invita i propri giocatori a tenere palla. Un invito che però non viene ascoltato, c'è il lancio lungo di Canulli che termina direttamente sul fondo. Riparte l'Atletico Poggio Morello, Felicioni per Gatti, Di Lario, cambio di gioco, non c'è nessuno però sull'auto opposto. Chiude il numero 26 Alessandro Di Michele, termina qui il primo tempo, si va al riposo con lo Sportmania in vantaggio 2-1 sull'Atletico Poggio Morello. A risentirci per i prossimi 25 minuti di gioco. Essere qui con noi, e ovviamente un ringraziamento grande va al CONI che da qualche anno organizza con noi questa manifestazione e soprattutto a chi ci ha accolto in maniera eccezionale come sempre, come già lo scorso anno, alla preside dell'Istituto di Popparozzi, la professoressa Caterina Provisiero. Grazie a lei e grazie a tutti i ragazzi che questa sera sia qui in sala sia in cucina ci daranno prova della loro capacità, ed è bello che dei ragazzi del nostro territorio insomma abbiano anche questa opportunità di mostrare quanto poi con l'impegno si possano produrre dei risultati importanti, un po' come nello sport, no? Che tutto questo alla fine porta a dei risultati che sono tangibili, e questa sera li assaggeremo questi risultati, quindi. Grazie di cuore a tutti loro. Un ringraziamento lo devo alle due campionesse che sono qui con noi, a cui vi invito subito a fare un grandissimo applauso. La prima, la prima.
abbiamo Alessia Iezzi e poi abbiamo un ospite molto importante che è Don Jonathan De Marco, che è il nuovo direttore della pastorale dello sport e del turismo della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi grazie, grazie a voi. Grazie per la presenza. Gabriella Dorio, una delle campionesse che sono intervenute questa sera alla serata dedicata allo sport e ai campioni, una gran bella serata questa sera. Innanzitutto benvenuta a Teramo, ci dica quali emozioni stia provando in questa serata. Beh, intanto è una serata di solidarietà e quindi una buona cosa, perché aiutare quelli meno fortunati di noi è sempre una buona cosa. Io anche come società sportiva del gruppo Atletico Bassano, anche noi lo facciamo, quindi sappiamo cosa vuol dire aiutare chi è meno fortunato di noi, e vedere l'emozione e la gioia che provano a fare attività fisica, a fare anche delle gare e a divertirsi con noi. Quindi complimenti a voi per questa serata e speriamo che venga accolto dalla cittadinanza questo messaggio. E poi un'altra cosa, vorrei fare un complimento a questa scuola e a questi ragazzi, perché veramente stasera sono stati bravi. Nel corso della serata sono state trasmesse le vecchie immagini della vittoria nei 1500 piani alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Nel corso del suo intervento ha ricordato l'importanza della forza di volontà nel raggiungimento di un determinato obiettivo, non solo nello sport ma anche nella vita, e questa è una lezione importante anche per i giovani della scuola dell'alberghiero di Poppa di Teramo. Vecchi, mi sembra ieri. Sì, è vero, ho parlato della testa perché secondo me è la parte che bisogna allenare di più, perché anche quella si allena. Vi dico solo una cosa, quando io gareggiavo a quei livelli avevo un autocontrollo sul mio corpo che era una cosa spaventosa, nel senso che facevo una specie di training autogeno, che non era training autogeno ma comunque era di concentrazione e di meditazione, che mi faceva passare il mal di testa quando mi veniva mal di testa, mi faceva dormire quando dovevo dormire, cose di questo genere. Ed è fondamentale per un atleta, perché prima della gara importante non riesci a prendere sonno, e beh, sarebbe molto deleterio. Quindi saper dare il messaggio al proprio corpo di quello che vuoi fare è importante, e insegnarlo ai ragazzi è nostro compito. Io seguo l'Under 20 e batto molto su questo chiodo, perché anche quella parte si allena, anche quella parte si può preparare, e quando ci si riesce poi si ha un senso di grandezza che interiore che non riesci neanche a immaginare, perché riesci a comandare il tuo corpo, riesci a fare quello che decidi di fare, e questo è una cosa molto bella, molto gratificante. Angelo De Marcellis, ennesimo successo per questo Natale degli sportivi, è stata una cena evento davvero speciale, ma quello che è più importante è che la serata è stata dedicata ai valori fondamentali dell'attività del CSI, la solidarietà, l'amicizia e l'inclusione sociale. Quando vince la solidarietà possiamo dire che hanno vinto tutti, infatti questa sera ci siamo ritrovati in questa manifestazione le diverse componenti del mondo sportivo, a cominciare dai dirigenti, dagli allenatori, dagli arbitri, da persone che abitualmente si ritrovano, no, in diverse vesti all'interno del sistema sportivo, ma che questa sera erano uniti in un unico obiettivo. Non solo, c'erano anche persone che operano nel mondo dello sport, nel mondo della comunicazione sportiva, nel mondo delle aziende collegate allo sport, ed è stato bello perché questo ci ha permesso di raggiungere un obiettivo, che è quello di regalare per il prossimo anno un sorriso a persone che abitualmente non hanno l'opportunità di vivere dei momenti di aggregazione grazie allo sport. Infatti verranno realizzate attività a favore dei diversamente abili e delle attività in carcere, quindi anche per il prossimo anno si confermano queste nostre questi nostri obiettivi di poter dare continuità a dei progetti che hanno veramente una grande ricaduta sociale. Con questo Natale degli sportivi si chiude simbolicamente il 2017 del CS di Teramo. Un bilancio di questo anno? È stato un anno importante, ricco di tante iniziative. Ovviamente le calamità hanno caratterizzato gran parte delle nostre attività, sicuramente però il nostro impegno è stato quello di rilanciare anche l'aggregazione sociale attraverso lo sport nelle aree interne, anche attraverso il turismo sportivo. Infatti sia nelle zone marine sia in montagna abbiamo promosso degli eventi che in qualche
qualche modo hanno cercato di portare un po' di persone da tutta Italia nella nostra zona. Quindi il Centro Sportivo Italiano, come sempre, opera per il territorio a favore dello sviluppo della nostra provincia, quindi spero che davvero il prossimo anno sia un anno ricco, più ricco di questo. Sarà l'anno in cui io compio il decennale come presidente di questa associazione, del comitato provinciale, e con me tante persone che hanno iniziato questa avventura, quindi sicuramente dobbiamo ringraziare, trovare una modalità, un momento per incontrarci con tutte le persone che in questi anni hanno dato un contributo importante, e sicuramente lo faremo nella maniera giusta, perché davvero l'impegno del CSI nasce oggi anche grazie a tanti professionisti che lavorano a tempo pieno per l'associazione, ma anche grazie a tanti volontari che hanno dato progressivamente una mano a crescere, a far crescere il movimento, a far crescere la struttura associativa che oggi appoggia il lavoro di tante associazioni sportive, oltre 140, quindi siamo contenti che questo possa essere ancora un luogo di accoglienza per tante e tante persone. Innanzitutto volevo ringraziare Angelo, perché ci siamo sentiti pochi giorni fa e mi ha invitato a questa bellissima manifestazione. Non pensavo che fosse veramente così bella, di solito ho fatto alcune manifestazioni un po' noiose e questa è veramente bella, soprattutto perché do la mia esperienza come sportiva a tutti questi giovani, e soprattutto volevo raccontare tutto ciò che ho provato durante la mia gara, ecco. La tua esperienza raccontata ai giovani, qual è il consiglio che dai ai ragazzi che si approcciano allo sport e ai ragazzi di questa scuola che si approcciano alla vita? Allora, per la vita, guarda, io ho avuto la fortuna che grazie al mio sport ho ricevuto il mio primo stipendio a 19 anni, che è la cosa più bella in assoluto, anche perché mi dà una sicurezza per tutto quello che faccio per me e soprattutto per il mio sport, perché io mi alleno tutti i giorni, tutte le ore, tutte fino alla sera tardi, sia dal punto di vista tecnico che in palestra e che dal punto di vista mentale. Per quanto riguarda lo sport, per i ragazzi della mia età e per quelli che si approcciano allo sport, voglio dire che non bisogna mai mollare, perché quando pensi che sia tutto per finire è là che arriva la vittoria più bella, e così è stata per me. Che ricordo porterai questa sera nella tua vita di tutti i giorni? L'accoglienza innanzitutto, perché è la prima volta che vengo accolta così bene dal pubblico, diciamo, e dalle persone più grandi di me. Ho partecipato molto spesso a delle manifestazioni per ragazzi, quindi questa è la prima volta dove io sono la più piccola, diciamo, e questo è il ricordo più bello. È una bella esperienza stare qui questa sera, soprattutto per sottolineare come lo sport che vince e che vince sempre è quello che sa includere, e soprattutto che sa vivere esperienze di valore, e uno di questi è sicuramente la solidarietà. E l'augurio che ho fatto a quanti hanno partecipato è che sia una festa di briciole questo Natale, perché solo le briciole, nella misura in cui ciascuno di noi scopre di essere una briciola importante e è capace di donare tenerezza, di far fare esperienza di abbracci e di sorrisi, può dire di aver fatto un Natale buono. Italo Canaletti, anche quest'anno il CONI Point di Teramo è a fianco del CSI di Teramo nell'organizzazione di questa bella manifestazione, il Natale degli Sportivi, che torna per l'ennesimo anno, una manifestazione davvero riuscitissima. Ma questa è una bellissima iniziativa che facciamo tutti gli anni insieme al CSI, è un'iniziativa anche a livello nazionale, quindi la facciamo perché il CONI Nazionale fa anche il Natale dello Sportivo. Prima la facevamo semplicemente con una messa. Adesso poi, parlando con Angelo, abbiamo fatto, diciamo così, abbiamo un po' cambiato nel tempo e penso che sia riuscita, insomma, è un mix buono.
tanti campioni che sono intervenuti in questa serata, che hanno raccontato la loro esperienza sportiva, ma che hanno dato una loro lezione di vita ai ragazzi dell'Istituto di Poppa. Il coro dei campioni è stato quello di non mollare e di perseverare nel raggiungimento dei loro obiettivi nello sport e nella vita. Ma sicuramente chi fa sport, chi raggiunge questi obiettivi, sicuramente saranno campioni nello sport, ma anche campioni nella vita, e quindi hanno un grossissimo carattere che poi anche nella vita di tutti i giorni riesce a trasmettere, a far valere. Preside, innanzitutto complimenti, davvero una cena perfetta, quella preparata dagli alunni della sua scuola. Sì, come sempre devo dire, il livello e la qualità, no, del cibo è molto alta. Poi questa sera la cena aveva un sapore particolare, perché era organizzata e dedicata alla raccolta di fondi per le persone più deboli, per le persone che hanno bisogno del nostro supporto. E tra l'altro c'era un clima bellissimo, un clima di sportivi, ecco, quindi c'era anche questo obiettivo comune con due grandi campionesse dello sport. Gabriella Dorio è stata per noi, quando noi frequentavamo il campo scuola, un idolo, quindi sicuramente oggi averla qui per me è stato un onore e anche veramente una commozione grande rivedere la sua gara, la sua vittoria. Quindi grazie, devo ringraziare il presidente del CSI che ha dato la possibilità ancora una volta in questa scuola di organizzare un evento significativo. Ma le devo dire che è un po' un valore che viene perseguito in questa scuola in varie occasioni, anche è una scuola fortemente inclusiva, quindi noi ci occupiamo molto di ragazzi che hanno bisogni educativi speciali e i nostri alunni a fianco anche ai ragazzi un po' più svantaggiati crescono e hanno un'opportunità di esperienza altamente formativa a livello umano. Questa serata è una di quelle serate in cui sicuramente hanno imparato che significa la solidarietà. Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, ricordiamo la prima frazione si è chiusa con lo Sportmania in vantaggio 2-1 sull'Atletico Poggio Morello, i gol Canulli e Visciotti per il momentaneo 2-0 dei giocatori in maglia bianca, è arrivato poi il gol della bandiera per il Poggio Morello realizzato da Giorgio Di Michele, gara che è valida quale finale in gara unica che assegna la Supercoppa nella disciplina del calcio a 5 in questo primo incontro valido quale appunto incontro del primo incontro del nuovo anno solare, il primo incontro del 2018, il primo incontro in assoluto di ogni disciplina. Dopo le feste tornano in campo quindi le squadre del CSI, si comincia subito con il botto, con l'assegnazione di questa Supercoppa nel calcio a 5. Riparte intanto l'Atletico Poggio Morello, il tocco per Fioretti impreciso, riconquista palla lo Sportmania, ricordiamo Sportmania che è squadra campione provinciale, pardon, l'Atletico Poggio Morello è squadra campione provinciale uscente, ha battuto in finale lo scorso maggio proprio lo Sportmania, 6-5 rigori, 3-3 nei tempi supplementari, nei tempi regolamentari. Intanto conclusione di Alessandro Di Michele, pallone che è terminato largo alla destra della porta difesa da Poliziani. Dicevamo Atletico Poggio Morello campione provinciale uscente, Sportmania che invece è campione vice campione regionale, ha perso con Sport e Accoglienza, società di Chieti, nella finale regionale 2-1 il punteggio. Angolo intanto per lo Sportmania, Casaccia appoggia per Damario, ancora Casaccia, Damario, non arriva il pallone a destinazione però chiude lo stesso Casaccia, all'indietro per Poliziani, ancora Casaccia, Canulli, lancio lungo, non può arrivarci Damario, pallone che termina direttamente in fallo laterale
Ciabarra appoggia per Alessandro Di Michele, all'indietro Di Lario, Fioretti, il tocco di prima di Alessandro Di Michele, pallone che si perde direttamente in out. Buona l'intenzione, un pochino meno l'esecuzione. Da quest'altra parte riparte subito lo Sportmania, la conclusione di D'Agostino rimpallata, accompagna poi in out Casaccia che va lui stesso a rimettere il pallone. Attenzione, il tocco è impreciso, c'è la chiusura di Damario su Di Lario che si era inserito. Pallone che intanto è terminato in out, recupera palla l'Atletico. Di Lario alza il pallone per Alessandro Di Michele, il suo tiro di prima intenzione, pallone che termina in fallo laterale sull'autopposto. 2-1 sempre per lo Sportmania, c'è intanto il fallo di Lario su Damario. Muove il pallone lo Sportmania, D'Agostino per Damario, prova ad andare via, il diretto avversario viene chiuso, recupera palla Fioretti che ha già appoggiato per Ciabarra. Di Lario, pallone a Fioretti, Ciabarra, Fioretti, Di Lario gestiscono in maniera intelligente questo pallone i giocatori dell'Atletico Poggio Morello. Il lancio poi di Di Lario termina direttamente in fallo laterale. Ricordiamo 2-1 il punteggio, gara che è ricominciata in questo secondo tempo da poco meno di 5 minuti. Intanto attenzione, c'è il tiro del numero 5 Casaccia, il pallone termina in angolo, probabilmente c'è stato un ultimo tocco di un difensore dell'Atletico Poggio Morello. Corner quindi per lo Sportmania, angolo battuto, pallone che è terminato sul fronte opposto, c'è il tocco indietro di Canulli per Poliziani, ancora Canulli adesso, il errore in postazione, interviene Ciabarra, appoggia per Fioretti, il suo tiro rimpallato. Si gioca anche in questo secondo tempo senza un attimo di pausa, le squadre che si affrontano a viso aperto in questo, ricordiamo, primo incontro del 2018, gara che assegna la Supercoppa di disciplina. Tanto attenzione, riparte il contropiede dell'Atletico Poggio Morello, il tiro di Fioretti sull'assist di Di Lario, la parata con il volto di Poliziani che salva così il vantaggio in favore della propria formazione. Angolo per l'Atletico Poggio Morello. Ricordiamo, gara che si disputa sul parquet dell'impianto della palestra Molinari di Teramo, gestita direttamente dallo stesso CSI di Teramo. Prima gara del 2018, inizio con il botto questo nuovo anno solare, un anno solare che vedrà tanti eventi organizzati dal CSI. Uno di questi è, ricordiamo, la Befana dello Sport, la festa dello sport nel giorno dell'Epifania. Arriverà la Befana con il suo carico di doni in favore dei tanti bambini speciali, i bambini portatori di disabilità riceveranno i doni della signora con la scopa e avranno anche l'opportunità di giocare con i gonfiabili di Muvon che saranno allestiti per l'occasione proprio qui alla palestra Molinari. Intanto va il tiro, Canulli rimpallato, il suo pallonetto poi è alto, pericolo per la porta dell'Atletico Poggio Morello. Dicevamo, Muvon che ci sarà nella prima domenica di dicembre, tornerà con il suo ennesimo appuntamento stagionale, perdone, la prima domenica di gennaio con l'ennesimo appuntamento di questa stagione. Per quanto riguarda invece la formazione, un altro tema caldo di questi giorni, nei primi giorni del mese di gennaio partirà il corso per dirigente sportivo, una figura che assume davvero tanta importanza anche alla luce delle diverse
modifiche normative introdotte in questi ultimi anni. Questo è uno dei tanti temi caldi, quello della formazione. Per quanto riguarda invece lo sport, si stanno avvicinando le finali provinciali e regionali nelle varie discipline. Una di queste, lo sci, per fare un esempio. Intanto qui sulla sul parquet della palestra Molinari si continua a giocare, va al tiro, attenzione, Canulli per lo Sport Mania, la sua botta deviata in fallo laterale, è rimasto intanto contuso a terra un giocatore dell'Atletico Poggio Morello, si tratta del numero 21 Fioretti, anzi no, Fioretti si avvicina al compagno dolorante, dovrebbe essere il numero 26 Alessandro Di Michele, speriamo di non aver sbagliato in questa occasione, lo abbiamo fatto. E il numero 8 Pancottini, Leandro Pancottini, un problema alla caviglia destra per lui, abbiamo dato per alcuni secondi i numeri nel tentativo di riconoscere il giocatore dell'Atletico Poggio Morello rimasto contuso alla caviglia, si tratta di Pancottini che però riprende regolarmente il suo posto in campo. Proprio Pancottini prova a ripartire in contropiede solitario, il suo tiro di destro, la parata del portiere, la palla torna a Pancottini che va ancora alla conclusione, la deviazione di Stinto in corner di Poliziani che salva ancora una volta il punteggio per l'Atletico Poggio Morello. Atletico Poggio Morello che è rientrato in campo più deciso in questo secondo tempo rispetto a quanto fatto nel primo, partenza lenta nella prima frazione per i gialloblu del Poggio che hanno subito i primi due gol con Canulli e Bisciotti prima del gol della bandiera di Di Michele, Giorgio Di Michele. Intanto c'è un fallo un po' contestato da parte dei giocatori dell'Atletico Poggio Morello, fischio dell'arbitro Orazio Petricola che fino a questo momento ha diretto bene l'incontro. Calcio di punizione intanto per lo Sport Mania, punizione rimpallata, la palla resta lì, Bisciotti va alla conclusione, è bravo Felicioni a deviare in corner, angolo per lo Sport Mania, sempre 2-1, conduce il team in maglia bianca che adesso va al tiro con Diamario, allontana ancora una volta Felicioni. Gara che si sta pian piano accendendo, gara molto combattuta, diverse occasioni da rete sia da una parte che dall'altra. Incontro approcciato meglio nel primo tempo da parte dello Sport Mania, in questa ripresa stanno facendo molto bene entrambe le formazioni che si fronteggiano a viso aperto e stanno davvero creando diversi pericoli per i rispettivi portieri della squadra avversaria. Punteggio che però resta sempre sul 2-1 in favore dello Sport Mania, mancano 10 minuti alla fine del match. Rimessa per i bianchi dello Sport Mania, rimessa battuta a male, non può arrivarci Di Donato, interviene Felicioni che ha già allargato per Ciabarra. Ciabarra porta un po' a spasso il pallone, appoggio poi per Di Pietro, il tocco in profondità, non può controllare Giorgio Di Michele, pallone che termina direttamente in fallo laterale, riparte lo Sport Mania, Scorranese viene fermato, Bisciotti però interviene alle sue spalle, prova ad allargare poi per Scorranese, pallone che è un po' troppo lungo, termina direttamente sul fondo. È già ripartito l'Atletico Poggio Morello, si gioca senza un attimo di sosta qui sul parquet della palestra Molinari, intanto si gira e va al tiro il numero 8 Pancottini, la sua conclusione è rimpallata in fallo laterale, anzi in corner, angolo già battuto, Di Pietro, conclusione poco convinta, rimpallata ancora Di Pietro all'indietro per Felicioni, si fa vedere, riceve Giorgio Di Michele, lancio lungo adesso per Pancottini che prova il tocco di tacco, la palla resta lì, c'è forse un fallo, così non è, l'arbitro lascia continuare il tiro di Pancottini, la palla ancora lì, la seconda conclusione di Pancottini è quella buona, arriva il 2-2, pareggio dell'Atletico Poggio Morello con Pancottini.
completa la rimonta quindi il Poggio Morello quando mancano all'incirca 8 minuti alla fine del match. Gol di Pancottini, 2-2 il punteggio, gara che quindi torna in equilibrio. Ricordiamo, nel caso in cui il match dovesse concludersi in parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà alla battuta dei tiri dal dischetto, 5 tiri di rigore per parte. Rimessa per l'Atletico Poggio Morello, anzi forse è stato fischiato un fallo, così è, fallo fischiato allo Sportmania, primo fallo commesso dai bianchi dello Sport. Punizione già battuta dall'Atletico Poggio Morello, Ciabarra lancio lungo, Pancottini non ci arriva, Di Donato all'indietro per Visciotti, Casaccia prova ad andare via, Di Donato riesce nel suo intento, viene però fermato con un fallo dal numero 17 di Pietro. Punizione quindi per lo Sportmania. Calcio di punizione per lo Sportmania, sul punto di battuta c'è Matteo Scorranese, vicino a lui il numero 8 di Donato. Due uomini in barriera per l'Atletico Poggio Morello. Matteo Scorranese lascia la battuta a Di Donato, il suo tiro violento viene però rimpallato dalla barriera. Rimessa per lo Sportmania già battuta, il tiro di Casaccia deviato in out. Matteo Scorranese, Visciotti. Visciotti interviene su questo pallone vagante in mezzo a due, gestisce bene questo pallone, si va però a imbottigliare. Torna in qualche modo, recupera la palla, è bravo in dribbling in piena area di rigore a ripartire. Va adesso a subire fallo, ancora un'irregolarità commessa da Di Pietro, pallone che però è uscito secondo l'arbitro. È già ripartito l'Atletico Poggio Morello, il tocco per Pancottini impreciso, guadagna una rimessa laterale Matteo Scorranese facendo rimpallare il pallone sul corpo dell'avversario. Mancano poco meno di 5 minuti alla fine dell'incontro, 2-2 il punteggio tra Atletico Poggio Morello e Sportmania. Sta pareggiando in rimonta lo Sportmania, l'Atletico Poggio Morello, Atletico Poggio Morello che adesso va alla conclusione con Di Pietro, il suo tiro termina a lato. Dicevamo, Atletico Poggio Morello che sta pareggiando in rimonta, Sportmania che si era portato sul 2-0 con Canulli e Visciotti, poi Giorgio Di Michele e Pancottini hanno ristabilito la parità. Rimessa per lo Sportmania, Matteo Scorranese appoggia all'indietro per Canulli, potrebbe allargare a Visciotti, preferisce invece appoggiare a Matteo Scorranese, ancora Canulli, Visciotti, Scorranese, il tocco dentro per Visciotti, attenzione la palla resta lì, c'è stato un fallo, anzi c'è stato un intervento dell'arbitro che ha invitato i sanitari ad entrare sul parquet per soccorrere il portiere che è rimasto contuso al volto nell'occasione, perde probabilmente un po' di sangue dal naso. Torna in campo tra gli applausi il portiere Felicioni, si riprenderà con un pallone conteso, viene restituito dall'arbitro ai giocatori dell'Atletico Poggio Morello e dai giocatori dell'Atletico Poggio Morello lo Sportmania che stava attaccando, un gesto davvero di grande fair play qui alla palestra Molinari di Teramo. Intanto il tiro di Di Donato rimpallato, riparte l'Atletico Poggio Morello con Pancottini, Di Gennaro, il suo tiro è debole, palla che arriva ancora a Pancottini, la conclusione
allontana con i piedi in scivolata Poliziani, in gara che sta quasi per terminare. 2-2 il punteggio, ricordiamo, se dovesse permanere questo risultato si andrà ai tiri di rigore. Riparte intanto l'Atletico Poggiomorello, viene chiuso da Di Donato, il giocatore giallo-blu Pancottini difende la rimessa dal fondo, va con le mani Felicioni, lungo per Giorgio Di Michele che non riesce a girarsi, è suo l'ultimo tocco. Riparte lo Sportmania, 2-2. Ricordiamo i gol di Canulli e Visciotti per lo Sportmania, 2-0 i bianchi in vantaggio, poi la rimonta ospite con Giorgio Di Michele e Pancottini, Matteo Scorranese, Visciotti dentro, non ci arriva però Di Donato, esce Felicioni, Giorgio Di Michele, è impreciso il tocco di Alessandro Di Michele, riparte lo Sportmania, c'è però un errore in fase di impostazione, Ciabarra per Giorgio Di Michele che difende bene il pallone, prova a entrare in area, perde però la sfera che resta lì, esce poi e mette un po' d'ordine Poliziani. Canulli, errore in fase di impostazione, riparte Di Gennaro che fa tutto bene, il suo tiro chiuso con il corpo da Poliziani, angolo battuto dall'Atletico Poggiomorello, male, riparte Matteo Scorranese, il suo tocco però è impreciso, termina in fallo laterale. Riparte il Poggiomorello, Ciabarra, il suo tiro parato in due tempi da Poliziani, Visciotti, il tocco per il tiro di Canulli, pallone che si perde di poco sopra la traversa, pericolo per la porta difesa da Felicioni che ha già rimesso il pallone verso Di Gennaro. Fioretti prova a guadagnare un calcio di punizione, non riesce nel suo intento, Canulli per lo Sportmania, allarga per Visciotti, si porta il pallone sul destro, la sua conclusione chiusa in corner, ultimo tocco di Fioretti. Time out chiamato dalla panchina dello Sportmania. Due a due il punteggio, ricordiamo, gara davvero molto combattuta, molto bella e interessante. Qui alla palestra Molinari di Teramo, impianto gestito direttamente dal CSI, Supercoppa che è ancora in bilico. Supercoppa che è ancora in cerca di un padrone, diciamo così. Angolo per lo Sportmania, c'è il tiro cross del numero 8 di Donato, pallone che si perde alto sopra la traversa e termina in fallo laterale sul fronte opposto. Visciotti, D'Agostino, Canulli non controlla da Mario, dovrebbero mancare poco più di 2 minuti e mezzo alla fine dell'incontro, se non dovessero arrivare gol a sbloccare l'equilibrio si andrà ai tiri di rigore. Riparte lo Sportmania, gestisce bene questo pallone da Mario che va al tiro, è bravo però Felicioni ad evitare il corner sulla chiusura che era stata di Ciabarra. Fioretti
subisce fallo, c'è calcio di punizione in favore dell'Atletico Poggio Morello. Punizione per il giallo-blu, Ciabarra per Di Gennaro, ancora Ciabarra. Il tiro di Gennaro rimpallato, Di Gennaro all'indietro per Ciabarra. Fioretti, lancio lungo a cercare Di Gennaro, la palla però è imprecisa e termina in out. Bisciotti, il tocco a cercare Canulli che non controlla. Canulli però torna in qualche modo sul pallone, la palla per Bisciotti, la porta è libera, prova Bisciotti il tiro, rimpallato, alle sue spalle c'è Canulli, conclusione alta, pericolo per l'Atletico Poggio Morello che nell'occasione ha rischiato. Di Gennaro, Di Michele, ancora Di Gennaro, il tiro di Fioretti, corner per l'Atletico Poggio Morello. Angolo battuto, la palla arriva a Michele Di Giorgio che va alla conclusione. Si tratta ancora l'Atletico Poggio Morello che prova a concludere, la palla resta lì, c'è fallo. Fallo di Bisciotti su il numero 20 di Michele. Punizione per l'Atletico Poggio Morello da posizione interessante, sul punto di battuta c'è Ciabarra. Due minuti di recupero, da questo momento in poi si giocheranno altri due minuti. Ciabarra sul punto di battuta, il tiro, il salvataggio sulla linea, la palla resta lì, c'è il tiro e il gol del numero 22 di Gennaro, anzi del numero 21 Fioretti, passa in vantaggio proprio allo scadere l'Atletico Poggio Morello con Fioretti. Nel primo dei due minuti di recupero assegnati dall'arbitro passa in vantaggio l'Atletico Poggio Morello, davvero un gol importantissimo. A pochi secondi adesso lo Sportmania per rimettere il punteggio in parità. Sportmania che ha condotto per tutto il primo tempo, poi la rimonta dell'Atletico Poggio Morello da 0-2 a 3-2. Una rimonta che potrebbe valere la vittoria di questa Supercoppa nella disciplina della calcio a 5. Tanto attenzione, va il tiro al gol ancora una volta. Giorgio Di Michele in contropiede, 4-2, finisce qui. Vince la Supercoppa l'Atletico Poggio Morello. Il gol del numero 20 Giorgio Di Michele che chiude virtualmente i giochi, 4-2. Due gol nella fase di recupero, davvero un finale pirotecnico, un finale letale in cui l'Atletico Poggio Morello ha chiuso i conti. 4-2, gara che ormai ha poco da dire. Vince la Supercoppa l'Atletico Poggio Morello su una indomita Sportmania, una squadra che anche a dispetto della sconfitta ha offerto davvero una grandissima prova, una gran partita anche da un punto di vista tecnico, dobbiamo essere sinceri, non ci siamo annoiati. Vince l'Atletico Poggio Morello, Sportmania che comunque esce sconfitta dal campo a testa altissima. Si aspetta solo il fischio finale da parte dell'arbitro, riparte ancora in contropiede l'Atletico Poggio Morello, la conclusione di Ciabarra rimpallato, da quest'altra parte prova il cross, Casaccia non controlla, da Mario che in qualche modo riesce a guadagnare una rimessa laterale. Si aspetta il fischio finale da parte dell'arbitro Orazio Petricola. Finisce qui la partita, vince l'Atletico Poggio Morello 4-2 sullo Sportmania. L'Atletico Poggio Morello vince la Supercoppa nella disciplina del calcio a 5. Adesso vi lasciamo con le premiazioni delle due squadre.